Allora, sono Francesco Di Palma, volontario del FAI di Nola e noi oggi abbiamo attenzionato questo sito, questo complesso del XVI secolo che venne donato dagli Orsini alla famiglia Albertini di Cimitile e poi dopo è stato acquisito dalla Compagnia dei Gesù di Napoli. Lì era insomma... Dove? Erano gli appartamenti, ecco qui questo edificio, questa struttura in giallo era insomma il luogo dove soggiornava il re Ferdinando IV di Borbone insieme alla moglie Carolina d'Austria. Ecco, mentre al centro? Questo era invece il campanile della compagnia del Gesù. È un luogo dove si sono insomma... ci sono una serie di sovrastrutture, si sono susseguite nel tempo, ecco, insomma. E invece qui? Invece, no, qui adesso non si vede, però uscendo dal palazzo si può notare la strada, e sempre, insomma, dritto c'è il luogo in cui i Borbone andavano a caccia, ecco. C'era una serie di gelsi che correvano parallelamente lungo la strada e ad ogni 40 metri c'erano anche delle panchine, dei lampioni dove i Borbone si potevano sedere, potevano camminare, poi insomma alla fine di questa strada c'era questo luogo dove andavano a caccia. Ma questo luogo era molto frequentato tutto l'anno o solo in estate? No, soltanto in determinati periodi dell'anno, penso in particolare in primavera, era una delle strutture residenziali dei Borbone. Okay.